Svegliati Alessandria. Oggi è il 20 luglio 2020, ci troviamo qua all'inizio di Via De Gasperi con l'intersezione di Via Tonso. Abbiamo subito questo tombino dell'Open Fiber, dove si vede chiaramente... È una trappola. Per un piede, ecco, si può infilare un piede e farsi male. Ma sì, magari al buio una donna, un bambino... La cosa che più ci ha colpito in senso negativo, professore... Anche perché ci hanno segnalato, sì. Ci hanno chiamato. Qui c'era un prato verde. Prato, siamo già venuti 2 o 3 volte, ricordate il motivo? Ricordo un po'. Il motivo era che avevano depositato del materiale, mattoni, pietre, eccetera, tra cui anche in mezzo parti di rifiuti, su questo prato. Ecco. Sembrava che tutto si fosse risolto, anche la ditta aveva promesso che avrebbe scorticato e messo terra buona. Avrebbe rifatto tutto nuovo, invece qua abbiamo questa montagna di terra che in pratica va a soffocare, a seppellire alcune piante. Ma adesso andiamo da quest'altra parte, professore, che si vede molto più bene la situazione. Vedete questa montagna di terra? Abbiamo il canto delle cicale, professore. La natura ci osserva attonita. Ecco, guardi, professore, questa pianta. La pianta è... Cerco di inquadrarla. È in sofferenza, però è trattata senza nessun riguardo. Guardate anche di qua. Ne abbiamo un'altra sepolta da questa terra in questo angolo, una cosa deprimente. Ecco. Abbiamo da un lato il ristoro del canto delle cicale. Sentite com'è forte e allegro, volitivo, e dall'altra abbiamo questo spettacolo che è ormai da un anno e mezzo che sta tormentando letteralmente il quartiere. Questo quartiere lo sta letteralmente tormentando. Questo era un prato, è diventato dapprima un deposito di materiale da discarica di edilizia, no? Perché con quello hanno coperto gli scavi fatti per il terreno riscaldamento. La protesta degli abitanti ha fatto sì che l'amministrazione comunale abbia intimato alla ditta di venire poi a risistemare. E sembrava che quell'inizio lì fosse uno scorticamento, anche perché lì vedo dei cumuli di mattoni che non so da dove siano venuti fuori. In ogni caso, quello che ci domanda il cittadino, ma è così, lungo, drammatico, devastante un lavoro di questo genere? È così logorante anche per la città, per la zona, per gli abitanti. Veniamo adesso da Via Don Canestri, ma Via Don Canestri ormai è chiusa da qualche mese, non si può percorrere e quindi non so, poi vediamo come andrà a finire, perché poi mi sembra di ricordare che anche agli Orti sia programmata una terza centrale di teleriscaldamento. Alla popolazione hanno chiesto qualcosa? Niente. Anche per hanno chiesto qualcosa? Così hanno dato delle informative? Già, Fabio, hanno dato delle informative pubbliche? No. Almeno uno a livello di informazione poteva anche farsene una ragione. Qui il problema, professore, è che tra lavori di teleriscaldamento, lavori di Open Fiber, la città è mal ridotta.
e in più abbiamo anche questi angoli di verde che sono praticamente usati come discariche, cioè vogliono rovinare tutto. Poi vediamo anche qui questo prato, abbiamo dei mattoni qua, cioè qui non hanno ancora provveduto a risistemare il prato. Raggiungo il professore che è andato a vedere questo cumulo di mattoni, ma sono i mattoni, professore, che erano qui in questo prato? No, sono mattonelle per della pavimentazione. Sì, pavimentazione, adesso non so. Sono di questa pavimentazione, non so. Può darsi che erano già presenti, noi non ce ne siamo accorti. Ma... però anche questo modo di fare, insomma, abbandonare le cose. Proprio il terreno pubblico viene utilizzato come deposito. Non lo so, poi di lì, in quel parcheggio che ormai è diventato un parcheggio, non più un prato. Questa, abbiamo anche questa, delle auto abbandonate. Questa è un'altra vergogna, perlomeno si sistemasse, si facesse pagare, non lo so. Comunque, noi la nostra... Io non sono un amministrativo, non sono un politico, ma certe cose credo che potrebbero avere una loro regolamentazione. Speriamo dopo. Abbiamo un'auto cannibalizzata là in fondo. Sì, poi c'è un altro pezzo di cantiere di là. Non lo so. Noi vogliamo mettere in evidenza sulla segnalazione che abbiamo ricevuto questi sì, alberi. Sì, un frontista. Questi alberi, non lo so. Per carità, sono anche ridotti male. Probabilmente verranno utilizzati dai taglialegna che abbiamo per... Al limite questi, tra l'altro sono questi, mi pare di ricordare che siano gli abeti... avete nero, avete tedesco che produce anche quando è malato. Sentiremo presto il rumore dei motosega anche qua. Produce le, come si chiamano, quei bruchi pericolosi per i cani. Ah sì, la professionale. Sì, provengono da queste piante. Allora abbattiamoli lì. Sì, però poteva esserci anche un pioppo, un faggio, non è quello, un abete, cioè è lo stile di lavoro. Va bene, facciamo ancora un giro attorno a questo cantiere, ci aspettiamo risposte. Guardate la centrale come cresce, è sempre il solito problema, cioè è cresciuta in mezzo al grano turco senza un impianto di cogenerazione che potesse appunto come fase secondaria della lavorazione produrre calore, che ne so, un'azienda siderurgica, un'azienda chimica che produce calore, eccetera. Invece qui il calore lo devono produrre utilizzando il combustibile fossile. Mentre abbiamo visto che le centrali termo di teleriscaldamento sono molto funzionali anche come dire vantaggiose se sono fatte in tandem, in coppia, sfruttando un calore prodotto da un'azienda, che il calore prodotto come produzione secondaria, ecco. Invece qui il calore bisogna produrlo come elemento primario e quindi bruciando. Non so, a Brescia per esempio la mi pare di ricordare il teleriscaldamento è prodotto dalle acciaierie, cioè il calore è prodotto dalle acciaierie di Brescia che fanno poi scaldare l'acqua che verrà utilizzata. Tutto un processo. Sì, un processo razionale. Qua non so se. Ricordiamo anche il tombino lì in fondo, perché ho visto passare delle auto sopra. Mi preoccupano i pedoni. I pedoni, ma anche le macchine, tipo una gomma andare dentro e spaccare tutto. Va bene. Concludi con un cartello. No, abbiamo una ruspa. Evidentemente le ruspe le usano per abbattere alberi.
Va bene. Bene, Alessandria.